Rocky. Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io e oggi sono qui per reagire a delle meme che hanno fatto sulla foto che è uscita un po' di tempo fa del buco nero. Bene, ho trovato delle meme abbastanza divertenti, tipo la prima, che è questa. Nessuno. La prima immagine storica del buco nero. Bellissima questa immagine. Non sapevo che era la botola di caduta libera. Non lo sapevo. Col grandissimo Jerry. Quello è la domanda che ci facciamo tutti. Cosa c'è dentro la botola? Non il buco nero. Che non me ne frega altamente. Ecco, non posso dire quella frase. Prossimo. No vabbè. Buco nero. Con Carlo Conti. Non so se avete capito la battuta. Buco nero. Che cringe. Poi potevano scegliere la faccia migliore. Adatta. Ora gli scienziati saranno contentissimi di questa foto. Prossima. Ti ho mai fatto vedere quella foto che fece al Big Bang? Ok, posso capire che è storica la regina, ma non così tanto. Che cavolo è secolare? Dai! Cioè, quella foto non è del buco nero, è del Big Bang. Rendiamoci conto. È arrivato a fine giorni nostri. Non credo che esistessero macchine fotografiche all'epoca. Quindi, come ha fatto quella foto? Meglio andare avanti. Oh mio Dio. Quando viene scoperto un nuovo buco nero nello spazio. E indovina chi ci andrà? Rocco Siffredi. Perché lui di buchi ne conosce tante. Nuovo astronauta della NASA. Praticamente. Credo sia proprio adatto. Chissà cosa farà nel buco nero. Prossimo. Ah. Allora, 144p abbiamo la foto del buco nero. A 360p una foto di una ciambella. A 4k un cane con in faccia non so cosa. Proprio sbattuto in faccia. Non so se sia un salvagente. Con un bastone in bocca. Tutta sta storia del buco nero. Con una foto di un cane con una cosa spiaccicata in faccia. Ci sta. Sembra molto più reale del buco nero. Sapete in realtà cos'è il buco nero? Il buco nero in realtà è la canna di Snoop Dogg. È identica, raga, è identica. Se lo zoomate è identica. Non è che gli scienziati ci hanno preso per il culo, hanno zoomato la canna di Snoop Dogg. Perché è identica. Come smentire la scienza? Grande. Grazie a internet possiamo smentire di tutto. Prossimo. Non capisco se è un buco nero o se è Sciagria aperta. No vabbè. Perché sta Sciagria? E sta Sciagria aperta sfocata. Altro che buco nero. Non cadiamo così in basso. Andiamo avanti. Allora, senza occhiali, vede il buco nero. Con gli occhiali, la fiammella della cucina. Bene, la prossima volta, scienziati, mettetevi gli occhiali. Ci sta pennello però questa meme. Bene, questa proviene da una pubblicità della Durex. C'è l'immagine del buco nero con scritto niente da aggiungere. Cosa vorrebbero dire? Se sapete cosa significa, scrivetemelo nei commenti. È adatta, cioè hanno creato una meme vivente la Durex. Cioè, applausi. Come pubblicizzare un prodotto simile se non con il buco nero? E arriviamo all'ultima meme di oggi. Questa non so se sia adatta. Abbiamo l'immagine del buco nero. E c'è scritto: risucchia tutto e non lascia uscire nemmeno la luce. Non è la tua ex. Onore, onore fottuta questa meme. Hanno vinto tutto. Dateli premio Nobel. Chi più ne ha più ne metta. Ok, io direi di chiudere qua questo video, perché ovviamente la mia cam si deve scaricare. Spero che vi sia piaciuta. Se sì, lasciate un fottuto like. Iscrivetevi al canale. Mettete pace a pagina Facebook. Trovate il link in descrizione dei social. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bella.